I sogni sono come le stelle, basta alzare gli occhi e sono sempre là. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come sempre vi ringrazio per il sostegno, vi invito a mettere mi piace a questo video, a dire la vostra nei commenti e ad attivare la campanella per non perdere nessun video sul mondo del calcio Monza. Oggi parliamo, come sempre, della vigilia, delle probabili formazioni di ogni partita del Monza, Inter-Monza, domani sera a San Siro alle ore 20:45. Più di 3.100 tifosi biancorossi invaderanno il settore ospiti dello stadio San Siro, una partita sicuramente difficile sulla carta, ma c'è qualche incognita da guardare, qualche buco nell'acqua da sfruttare, ne parlerò in questo video. Analizziamo subito il momento dell'Inter, Inter che arriva da un momento buio in campionato, Inter che non vince in campionato da diverse partite e sta particolarmente soffrendo quest'ultimo periodo di flessione, un Inter che fa fatica a giocare in campionato quanto invece non fa fatica in Europa, perché la partita col Monza arriva a cavallo tra due impegni di Champions League. L'Inter che ha vinto nell'ultima partita contro il Benfica martedì sera al Dalus e gioca invece mercoledì sera contro il Benfica nella gara di ritorno sempre di Champions League ovviamente, e quindi arriva il Monza arriva in un momento a cavallo tra due sfide super importanti per i nerazzurri che possono andare in semifinale in Champions. È comunque un momento delicato perché in campionato ovviamente l'Inter ha fatto molta fatica e quindi ha voglia di ritrovare la vittoria che manca ormai da un mese. Però ovviamente c'è da considerare anche questo aspetto importante di Champions che di fatto porterà i nerazzurri a concentrarsi sulla gara di ritorno. Quindi l'Inter che ha pareggiato a Salerno con la Salernitana nell'ultima partita di campionato, però ha vinto in Champions League. È un Inter che sarà rimaneggiata perché inevitabilmente, e dico inevitabilmente, lo dico io ma lo pensano tutti, l'attenzione sarà sulla gara di Champions e quindi ci saranno tanti cambi di formazione. Andiamo a vederli insieme. L'Inter che potrebbe schierarsi in questo modo, tra i pali Handanovic, anche se potrebbe giocare Onana, non si sa, è un ballottaggio 50-50. Io ho messo in grafica Handanovic, in difesa il terzetto potrebbe essere quello composto da D'Ambrosio sulla destra, in mezzo De Vrij, a sinistra invece Alessandro Bastoni, a centrocampo Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e invece sulla sinistra turno di riposo di Marco e spazio a Gosens, anche se ripeto potrebbero esserci dei cambi, vedi Aslani, vedi anche Darmian magari sulla fascia. Davanti invece la coppia d'attacco potrebbe essere quella formata da Correa e Romelu Lukaku. In Champions giocano Dzeko e Lautaro, allora in campionato Correa e Lukaku. È una probabile formazione perché potrebbe succedere di tutto. Di fatto potremmo vedere un Inter che magari è più formata da titolari e invece meno da le cosiddette seconde linee. È un Inter che però, ripeto, avrà l'attenzione fiondata sul Benfica e quindi occhio, il Monza può sfruttare questo momento dell'Inter che magari col campionato ormai andato, occhio però alla zona Champions che scappa, potrebbe dire ok, ragioniamo, facciamo riposare qualcuno, facciamo giocare altri, l'attenzione al Benfica. Speriamo ovviamente che sia così, però l'Inter è sicuramente una squadra difficile da affrontare, ma arriva in un momento perfetto per affrontarlo. Venendo al Monza invece torna dalla squalifica Gianluca Caprari, quindi sarà pienamente a disposizione di Raffaele Palladino, sono tornati già settimana scorsa Izzo e Pessina, quindi è un Monza che potremmo vedere al 100%, anche perché poi tornerà dall'infortunio anche Luca Caldirola. Gli unici indisponibili al momento sono Mirko Maric, che tra l'altro off topic ho incontrato in Piazza Duomo mentre stavo seguendo l'avvicinamento alla partita di Champions Milan-Napoli, l'ho trovato passeggiare in Piazza Duomo tranquillo, mi ha detto che fa parte della squadra e vedremo ancora per quanto, visto che comunque non sarà sicuramente impiegato perché è indisponibile. L'altro indisponibile è Filippo Ranocchia, le prese ancora con un problema muscolare. Squadra al completo, tutti convocati, Monza che dovrebbe schierarsi quindi in questo modo.
Di Gregorio tra i pali, grande ex Michele Di Gregorio, vuole far bella figura dopo partitone all'Allianz Stadium anche a San Siro contro la sua vecchia squadra. Difesa formata da Izzo, Pablo Marie e Caldirola, solito ballottaggio Marlon Caldirola, occhio chi giocherà, Caldirola se gioca Caldirola, Caldirola a sinistra, Izzo a destra, se gioca Marlon, Marlon a destra e Izzo a sinistra, propendo più per Caldirola piuttosto che Marlon. A centrocampo invece Ciurria, corsia di destra, in mezzo invece la coppia formata da Pessina e Rovella, a sinistra invece Carlos Augusto, quindi centrocampo super titolare. Invece in attacco dovrebbero giocare Sensi e Caprari in appoggio a Dani Mota. Questa potrebbe essere la sorpresa, quindi non Petagna, Petagna che di nuovo potrebbe accomodarsi in panchina e quindi potrebbe giocare Dani Mota. Dani Mota che ha saltato la trasferta di Udine, potrebbe invece giocare dall'inizio contro l'Inter. Perché credo che si schiererà così il Monza? Perché l'Inter comunque una difesa molto fisica. Qualora dovesse giocare D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni soprattutto, potrebbe anche patire la velocità, l'abbiamo visto anche in Salernitana Inter con Dia, quindi in generale potrebbe soffrire la velocità e in questo caso se soffre la velocità potrebbe venire buona quella di Dani Mota. Sensi, il grande ex, può fare questo lavoro di raccordo, o meglio, magari potrebbe abbassarsi Sensi e giocare più avanzato Pessina. Diciamo che è una squadra liquida, una squadra a tutto campo quella del Monza, quindi potremmo vedere qualsiasi interprete. Non vedo dall'inizio Andrea Colpani, nonostante la bellissima prova di Udine, sicuramente credo che possa entrare dalla panchina. Perché? Perché una squadra come l'Udinese magari era più facile per Colpani, mentre l'Inter sicuramente è una squadra diversa, propendo più per un Sensi sulla tre quarti, Caprari a fianco a lui e davanti appunto alla velocità di Mota, Petagna dalla panchina, Colpani dalla panchina. Ormai i nomi sono quelli, ragazzi, per cui io credo che alla fine il Monza potrebbe schierarsi in questo modo. Paladino non ha dato indizi di formazione, per cui vedremo. Scioglierà i suoi dubbi solamente all'ultimo. Non faccio pronostici come sempre, vi invito solamente a dire la vostra nei commenti e vi aspetto qui sul mio canale con altri contenuti. Una buona serata a tutti.